Guarda, guarda la pischia dei turchi. Vieni, corri. Dai, muoviti. Bagnati, avanti. Dai, che fa bene. Fare stare maschi fino alla vecchiaia. E a voi cosa vi serve? L'hai sentita questa notte la Francesca? Chi è? La Francesca, quella dalla gamba d'oro. Abitava qui, proprio nella nostra casa quando c'era ancora la strada, sai. Tanti anni fa, prima di noi. Aveva 3 figlie da marito e una gamba d'oro che faceva lavorare giorno e notte al telaio per preparare il corredo da sposa alle sue figlie. Ma dai, una gamba d'oro. Sì, una gamba d'oro, tutta d'oro, era nata così, per un miracolo di Santa Maria delle Viole. Poi chiamò le figlie vicino al letto perché stava per morire e le disse di seppellirla. Ma per carità, con la mia gamba d'oro che mi è servita per tutta la vita, perché senza non ci posso andare in paradiso. E allora? Allora quando la seppellirono le 3 figlie dissero: meglio tenerla noi questa gamba d'oro, a lei non può servire altro che per fare terra da pignatte. Allora presero un falcetto e sac, gliela tagliarono. E da allora ogni notte la Francesca veniva e urlava: ridatemi la mia gamba d'oro! Figlie mie, ridatemi la gamba d'oro! E le 3 sorelle si chiudevano dietro Lucio con la gamba d'oro a letto con loro. E di giorno coi mattoni facevano la casa sempre più piccola per nascondersi. Ma la Francesca veniva la notte e urlava fino a quando non si murarono dietro il camino e nessuno li aprì più con la loro gamba d'oro. E anche adesso tutte le notti arriva e dice: ridatemi la mia gamba d'oro! Ridatemi la mia gamba d'oro! A voi la mia gamba d'oro! A voi la mia gamba d'oro! Non spero per andare in paradiso! Muovi, mamma! Fiori! A voi la mia gamba d'oro! A voi la mia gamba d'oro! Ma la voglio per andare in paradiso anche a me. Ma cos'è? Zitta, vieni. Senti come si muovono. Hanno paura della madre. Ma non è possibile. Davvero ci credi che sono lì dietro? Sì. Con la loro gamba d'oro. Falle smettere. Puoi. Sì. Basta bruciare una di queste. Vabbè, mamma. Hai visto? Se ne sono andate. Ora puoi tornare a letto se vuoi. Io vorrei restare qui. Tu resti con noi perché non sai come fare ad andar via, vero? Che cosa ti importa? Io resto qui.